Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Epardep Biosalus di Vatrella Dottor Antonio. Ultimo aggiornamento. 7 aprile 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. Descrizione e caratteristiche. Avvertenze. Ingredienti. Apporto nutrienti. Immagine prodotto. A cosa serve? Epardep è un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda Biosalus di Vatrella Dottor Antonio. Informazioni commerciali. Titolare. Biosalus di Vatrella Dottor Antonio. Concessionario. Biosalus di Vatrella Dottor Antonio. Categoria di appartenenza. Integratori di minerali. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Epardep 60 capsule 28,2 g. Indicazioni. Può risultare utile nel favorire la fisiologica funzionalità epatica e i processi di depurazione, carciofo e cardo, e la regolarità del transito intestinale, boldo e rabarbaro. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di una capsula la mattina e una il pomeriggio con abbondante acqua. Non superare la dose giornaliera consigliata. Descrizione e caratteristiche. Complemento alimentare a base di estratti vegetali. Avvertenze. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. In caso di calcolosi biliare, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il ricorso continuativo e prolungato di sostanze ad attività lassativa nel tempo è sempre da evitare. All'interno della pilloliera è presente un dispositivo di silice per preservare il prodotto dall'umidità. Ingredienti: carciofo, Cinara scolimus L foglie, estratto secco, cardo mariano, Silibum marianum L. Gärtner frutti, estratto secco, rabarbaro, Reum palmatum L. Rizoma, estratto secco, boldo, Peumus boldus molina foglie, estratto secco, amido di mais pregelatinizzato. Antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato vegetale. Costituenti delle capsule: cellulosa vegetale. Apporto nutrienti. Tenore degli ingredienti caratterizzanti espressi come dose massima giornaliera: 2 capsule. Carciofo S. Tit. 13-18% AC. Caffei chimici, espressi come AC. Clorogenico 260 mg, contenuto in acido clorogenico 36 mg, cardo mariano S. Tit. 70% silmarina 220 mg, contenuto in silmarina 154 mg, rabarbaro S. Tit. 10% antrachinoni tot. Espressi come aloemodina 160 mg, contenuto in aloemodina 16 mg, boldo S. Tit. 0,05% boldina 100 mg, contenuto in boldina 0,05 mg. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.